un punto che muove la classifica, un brodino, è una frase classica di queste situazioni. Però ci sono alcune cose che bisognerebbe, di cui bisognerebbe parlare. 4-4-2, solido, abbastanza solido, però centrocampo sempre scavalcato con i lanci lunghi, manovriamo poco. Belloni a destra, chissà che non è sul suo piede, e pochi rifornimenti e pochi tiri da davanti. Beh, innanzitutto voglio evidenziare la prova di carattere che avevo chiesto ai ragazzi e l'hanno fatta. La crescita degli attaccanti che stavo chiedendo da diverso tempo. E c'è stata soprattutto di Mogulu, che ha fatto una partita straordinaria, anche di Ardemagni. Abbiamo peccato soprattutto magari sull'esterno con Belloni, perché ha preso una botta, è stato costretto a uscire dopo 20 minuti, che l'ha condizionato, e forse potevamo fare meglio là. A sinistra qualche volta avevamo spazio per far male e non l'abbiamo fatto. Non era la prima volta che giocavamo con questo sistema di gioco. Con questa soluzione, soprattutto con Asma a sinistra, loro hanno grande felicità, grande aggressività, abbiamo cercato di servire più velocemente possibile gli attaccanti, l'abbiamo fatto a volte bene, a volte male, hanno fatto bene gli attaccanti, peccato per quei 5-6 minuti di non tenere botta, no, non tenere botta soprattutto dopo il vantaggio nostro, perché potevamo portare a casa l'intera posta in palio, perché grossi pericoli il Carpi non aveva creato, tranne sapevamo gli uno contro uno di Vigaudio che potevamo soffrire, a volte non arrivavamo in ritardo sui raddoppi e quindi ti poteva mettere in difficoltà, ma grosse parate Radunovic non aveva fatto tranne il primo tempo. Potevi portare a casa un risultato importante, ci voleva fare il salto di qualità, ci dava consapevolezza di quello che stavamo facendo, però quello che mi interessava è la prova di carattere e lo spirito che ho visto oggi in campo. Mister, questo pareggio vi aiuta un po' a chiudere questa fase delicata di questi ultimi giorni, anche alla luce di come è maturato? Sì, volevo delle risposte, caratteriali soprattutto, di una squadra che vuole portare a casa il risultato, e ripeto, peccato per quei 5-6 minuti dove non abbiamo tenuto botta per portare a casa l'intera posta, perché superato quei 5-6 minuti secondo me potevamo portare a casa il risultato pieno. Il recupero degli attaccanti è la cosa che mi premeva di più e stanno crescendo e si è visto. Una squadra che da questa partita, in un campo difficile come il Carpi, l'anno scorso si è giocato la salvezza in Serie A fino all'ultima giornata, ribattere colpo su colpo ti devi dare la consapevolezza che puoi giocartela con chiunque. Se Paghera può diventare punto fermo a centrocampo, poi un giudizio su Migliorini, come si è inserito secondo te? Migliorini, io a volte non trovo giustificazioni, ma giocare con tanti giovani, con Migliorini che da un anno che non scendeva in campo e ha fatto una grande partita di temperamento, di attenzione, il reparto ha rischiato poco e niente, ti fanno ben sperare, peccato che lo riperdiamo per squalifica. Mister, allora devo chiedere una cosa, ma devo partire da lontano. Tempo fa c'era l'abitudine di chiamare in causa le casalinghe di Voghera, era un modo per canzonare un po' una figura emergente dei tuttologi, una roba del genere. Adesso invece magari ci sono le casalinghe che magari stanno, che sono in Sicilia, magari di origini irpine, che tra un ragù e un altro, che fanno? Si mettono anche a sprologare di calcio, di professioni che non le si addicono. Però detto questo bisogna fare i conti, perché sono i social che mettono in gioco queste situazioni, e anche adesso purtroppo. Però esistono queste cose, però io devo guardare il campo, sì, io devo guardare il campo, i social, oppure le voci, io devo guardare quello che mi risponde. È l'espressione però del tifoso, non è che sei... Sì, io capisco che è giusto, io preferisco questi 200, 300 quant'erano che ci hanno incitato fino alla fine, poi ti possono fischiare perché ogni partita, sia in casa che fuori casa, ti sostengono dal primo al 95esimo, poi se sono contenti ti applaudisco, se non sono contenti ti fischiano, ma quello è la cosa. La pressione come la si vive, questa pressione? Ma io pressione io non ne vivo, vivo solo il lavoro quotidiano, dove la pressione su me stesso che mi sprona a cercare le soluzioni migliori, a cercare di tirare il meglio da ognuno dei miei ragazzi, e oggi sono contento per lo spirito e per la voglia che hanno messo in campo, cosa che fuori casa non si vedeva da tanto tempo. Ma questo pareggio fortifica Mimmo Toscano? Ma fortifica la squadra, Mimmo Toscano, se fortifica la squadra deve essere convinta che con lo spirito giusto, che in questa categoria le motivazioni, la corsa e poi le qualità che questa squadra in alcuni calciatori ha possono fare la differenza, però devi partire dallo spirito, dalla voglia di combattere ogni palla, ogni partita, e oggi l'hanno fatto i ragazzi.
Zanetti, se mi permetterà una battuta, dopo questo pareggio ricominciano gli allenamenti, quando tornerà ad allenarsi l'Avellino? Penso domani, perché giochiamo sabato. Cambio Lasic a De Magni? Accusava un fastidio Matteo, aveva speso tanto, ho preferito cambiarlo e dare più fisicità e più densità in mezzo al campo dove stavamo soffrendo un pochettino. Mister Castori, un pareggio per 1-1, il Carpi ha subito ripreso l'Avellino che era scappato via, partita molto tesa, molto maschia e alla fine arriva questo secondo pareggio consecutivo per il suo Carpi e l'Avellino invece interrompe la striscia di 2 sconfitte di fila. Sì, noi mastichiamo amaro però, perché la partita meritavamo di vincerla, per le occasioni che abbiamo creato, a parte la dependata che non c'era, però lasciamo stare quella, c'è stato un rigore clamoroso che non ci è stato dato. Non abbiamo battuto ciglio sul rigore che ha dato all'Avellino, perché c'era, che a noi piace essere oggettivi e corretti, perché Carpi è un posto dove si è sportivi, e però c'era il rigore clamoroso anche per noi, non c'era andato e questo ha pesato sul risultato finale, siamo arrabbiati perché non si può non dare un calcio di rigore così. Fa riferimento ovviamente al fallo di Migliorini su Di Gaudio, ma netto, grosso come una casa, come si fa a non darlo? È impossibile non vederlo, quindi recriminiamo per la direzione arbitrale, abbiamo di che lamentarci. Detto questo, si è fatto un grande secondo tempo da parte nostra, abbiamo creato diverse opportunità, purtroppo la palla non è entrata, ma quello fa parte del calcio, però le occasioni, o perlomeno gli episodi, sono stati visti in maniera avversa nei nostri confronti e questo ci fa masticare amarezza. Alla vigilia aveva detto l'Avellino, fare il risultato contro l'Avellino sarà difficilissimo, vedendo poi in campo ciò che è successo, molti hanno preso per retorica le sue parole, invece lei realmente temeva questo Avellino, che è una squadra che è arrivata qui in una difficoltà con l'allenatore in vita. Intanto in Serie B è difficile fare il risultato tutte le domeniche contro qualsiasi avversario, perché la Serie B è la più difficile che c'è, per l'equilibrio che regna, perché le squadre sono tutte agguerrite, sono tutte più o meno sullo stesso livello, quindi secondo me sbagliato ritenere che una partita sia facile a prescindere dalla classifica. Poi se andiamo a vedere i risultati ci rendiamo conto che queste parole che io dico sono suffragate anche dai fatti, perché mi sembra aver visto i risultati, no? Verona che perde in casa, Perugia, quindi, ma per me è normale, cioè io lo so che è così, quindi non l'ho detto per come posso dire, l'ho detto perché lo penso. Il campo ha confermato questo, però il campo ha anche detto che noi si meritava di vincere, perché uno che ha visto la partita non può non riconoscere la nostra supremazia. E le occasioni che abbiamo creato sono state tante, che meritavano la miglior sorte. Mister, partita maschia, anche un po' di scaramucce nel tunnel, abbiamo visto alla fine un po' di tensione, c'è stato qualcosa di particolare? No, niente, non è successo nulla, sono cose che succedono in campo, no? Non vanno commentate nemmeno in televisione o con i giornalisti, sono cose... Passano nel tunnel. Ma vabbè, che il calcio non è che sia una è normale che magari nervosismo dopo 90 minuti. Ma come fai non essere nervoso? Noi stiamo avvelenati, non nervosi, e però finisce lì. Ormai l'abbiamo preso in quel posto, ce lo teniamo, basta. Non ci piace prenderlo, capito? Quello è il problema, però dimmi. La partita si è aperta, è diventata frizzante dopo il gol, però fino a quel momento brutta, questi lanci lunghi da una parte e dall'altra, non è stato uno spot bellissimo del calcio. A te non è piaciuta, rispetto alle tue idee, io invece dico che stavo un secondo tempo bello, è entusiasmante. Vabbè, il primo tempo, io la valutazione faccio in maniera... Esatto, la partita è cresciuta, perché comunque non è che tutti questo calcio spettacolo si vede in tutti i campi per 90 minuti o insomma, no? Il risultato è importante per tutte le squadre, è chiaro che il risultato fa sì che la squadra, tutte le squadre interpretano la partita badando al solo, o sbaglio? A perdere non c'è nessuno, io non ho visto mai scansarsi qualcuno in Serie B, insomma in Serie A, in Serie B non si scansano, quindi dai.